Due perdite d'acqua a Campo Allaia, disagi per i cittadini, chiediamo un intervento urgente di ASA, dicono, problema denunciato a settembre. Il Partito Democratico Portoferraiese incontra i cittadini, 8 gli incontri pubblici, il primo il 2 marzo nella sala della provincia. Alla Holiday World di Praga cresce la voglia di Elba, così il vicepresidente degli albergatori Alessandro Gentini sulla promozione turistica in Repubblica Ceca. Lo spettacolo del Carnevale di Porto Azzurro, domenica scorsa la sfilata dei carri con i bambini e i ragazzi di Sole e Luna, assegnati anche i premi Franca Maria Pesciatini. Buonasera gentili telespettatori, benvenuti a Prima Pagina. Questa sera l'approfondimento del nostro telegiornale è dedicato alla zona mineraria di Rio Albano. Quello che vi mostreremo è un piccolo tour a cura di Carlo Gasparri, il presidente della Commissione Ambiente della Fondazione Isola d'Elba Onlus, che fa il punto sullo stato dei percorsi turistici delle antiche miniere. Vediamo. Carlo Gasparri ha deciso di accompagnarci in visita nella zona mineraria di Rio Albano. Lo scopo è quello di trovare risposte ad un interrogativo inerente allo stato in cui versano i percorsi turistici delle antiche miniere, meta di gite e luogo imperdibile per gli amanti di mineralogia. Gasparri si ferma di fronte all'attrazione principe della zona mineraria, che gli albani chiamano dei laghetti rossi, ma non si tratta del più rinomato laghetto delle Conche, ma di un luogo vicino chiamato il Puppaio, dove un avvallamento ospita da sempre una quantità di acqua rossa di origine mineraria, oggetto anche della copertina di una pubblicazione dello scrittore giornalista Folco Quilici. Questo specchio d'acqua si è formato presso i pozzi di scavo delle miniere, ove venivano estratte ematite, pirite, siderite e limonite. Carlo Gasparri, nel suo raccontare, definisce questo vermiglio colore come il sangue vivo versato dalle ferite della miniera. Ma a parte la poetica frase, vediamo anche il rovescio della medaglia. Ai bordi del laghetto, ecco che sono stati scaricati centinaia di camion di terra che non si capisce a cosa potranno servire in un prossimo futuro. Il fatto che stupisce, replica Gasparri, è che non è un bel biglietto da visita per coloro che visitano questi luoghi e nel suo servizio televisivo domanda perché di questo cospicuo stoccaggio di terra. Che, replica Gasparri, sarebbe stato forse utile a coprire una vecchia immensa discarica a pochi metri di distanza che in effetti deturpa l'ambiente circostante. Ascoltiamo il reportage di Gasparri e la sua moderata indignazione. Oggi ci troviamo a Rio Albano, cioè diciamo nel cuore della miniera di Rio Marina e Cavo, perché è al centro fra l'altro dei due punti. Perché siamo venuti qui? Perché ci sono arrivate diverse segnalazioni dicendo il laghetto sta scomparendo, il laghetto veniva sommerso da accumuli di terra e pensavamo che fosse il laghetto delle Conche, che proprio qui davanti, nella gola, è un punto eccezionale, ma dove anche lì l'acqua, non piovendo, manca un po' d'acqua, comunque è sempre suggestivo. Invece no, era questo punto qui al Puppaio proprio, una zona che è stata praticamente ferita continuamente per secoli dall'estrazione del minerale e poi è bonificata in questa zona facendo un grande piazzale. Al centro di questo piazzale c'era questa buca, che poi non è nient'altro che una pozzanghera, ma che tutti chiamano laghetto, dove ero venuto centinaia e centinaia di volte, perché tutti i miei amici che vengono all'Elba e vogliono venire alla miniera vogliono fare un salto qui, perché è il punto più spettacolare. Perché ci ha chiamato la gente? Perché qui davanti sono scaricate un centinaio di camion di terra e si prevede che ne vengano scaricati ancora centinaia e centinaia. Si dice che lo fanno per una bonifica, ma la bonifica, anche se ci mettono terra sopra, perché dice le infiltrazioni arrivano fino a Calaseregola. A parte che Calaseregola è distante da qui almeno 500 metri, diciamo che è impossibile che questa possa arrivare. Comunque qui è una scusa per mettere quel materiale qui, in questa zona che ormai era consolidata, una zona di una bellezza unica, addirittura era sito di pregio della Toscana. Ecco, ma questo è nulla, perché se andiamo a vedere tutto quello che c'è qui intorno ci accorgiamo che forse questa terra andrebbe buttata nella parte di là
dove a suo tempo c'era una discarica convenzionale, una grande discarica dove c'è di tutto dentro. E allora, se volete seppellire, seppellite pure, ma non seppellite questa zona che era un punto, forse il punto più seguito, il punto dove la gente che viene all'Elba in vacanza veniva a visitare, perché questa pozzanghera, che si può dire che è sangue delle ferite della miniera, perché è rossa, perché c'è il ferro, e ha quel colore giallognolo perché c'è lo zolfo, cioè c'è un insieme di cose che crea questa suggestione. Poi, quando il sole ci entra, l'ombra dentro, diventa veramente uno spettacolo unico. La montagna qui davanti, questa, dove c'è il colore rosso, marrone, scuro del minerale, e poi quella parte tutta rossa del monte dove è stato scavato, è veramente l'unico. E poi c'è qui davanti uno spacco nella parete che va verso il mare. Diciamo che è questo lo spettacolo più bello che si può vedere, ma credo all'Elba proprio, perché d'accordo che c'è questa manumissione e questo aver scavato in questo territorio così bello, ma le esigenze della miniera lo richiedevano. Oggi però, anche sotto il profilo storico, lasciarlo non sarebbe male. Ecco, questo è il Puppaio 2, era il punto dove c'era la grande discarica. Qui c'è di tutto qui sotto. E non si capisce perché quella terra, se è una terra buona, analizzata, non viene buttata qui cercando di coprire. Si dice perché questo, il progetto prevedeva che la roba fosse che questa terra fosse buttata qui. Poi invece è stata messa lì, in quel punto, danneggiando naturalmente questo spettacolo incredibile. E se fosse buttata qui, forse risanerebbe qualcosa. Diciamo che lei, poi questa è un'enorme buca dove è stato levato il materiale di ferro per chissà quanti secoli. E va avanti per un tratto molto lungo, come dicevo prima. Ma guardate in che condizioni è questa discarica. Ora, se quella terra coprisse questa roba, poi bonificare lì significherebbe portare via quella roba. Ma lì che ci sono tonnellate e tonnellate, bisognerebbero lavorare tanto quanto hanno lavorato per fare queste buche quando c'era la miniera. Perché qui c'è tutte le caratteristiche per poter riempire questa cosa e sistemarla in qualche modo. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Teleelba. In apertura parliamo di due perdite d'acqua che si sono verificate a Campo Allaia e che stanno portando alcuni disagi ai cittadini. Chiediamo un intervento urgente di ASA, dicono, il problema è stato denunciato a settembre. Abbiamo ripetutamente chiamato il gestore, ma fino ad ora non abbiamo ottenuto nessun risultato. È il commento di uno dei proprietari dei terreni, che abita in località Gualdarone a Procchio, precisamente nella zona di Campo Allaia, e che da mesi, per la precisione da settembre del 2016, è alle prese con ASA, il gestore idrico, per far riparare una perdita. Anzi, le perdite, perché nel frattempo sono diventate due, che si sono verificate in una tubatura dell'acquedotto. La rottura fa sgorgare acqua che corre intorno ai campi e favorisce una rigogliosa vegetazione. Ai lati dei terreni si è creato
creato un corso d'acqua che li impregna, anche vicino alle abitazioni. A denunciare il problema al gestore sono stati ripetutamente più cittadini che vivono nella zona. Il personale di ASA è venuto, ci dice uno di loro, il signor Mazzei, ma è andato via senza fare niente. Si spreca acqua, denaro pubblico e si sta mettendo a rischio anche la sicurezza delle abitazioni se l'acqua continuerà ad impregnare il terreno. La diatriba tra ASA e i proprietari dei terreni interessati dalle perdite, come in questo caso, è sempre la stessa, se si tratti di proprietà privata o meno e quindi di avere o no il diritto alla riparazione del guasto. La condotta non è privata, commenta il signor Mazzei, e noi abbiamo diritto alla riparazione, non sappiamo più come fare. Spero che con le telecamere si ottenga qualcosa, altrimenti dovrò ricorrere a mezzi più drastici. Non escluse le vie legali, visto che dopo 6 mesi la situazione è rimasta inalterata. Non sappiamo proprio più come fare, termina, ma allo stesso tempo non possiamo neanche stare a guardare e lasciare che l'acqua si sprechi così. ASA deve intervenire. Il Partito Democratico di Portoferraio incontra i cittadini. 8 appuntamenti pubblici in programma, il primo il 2 marzo nella Sala della Provincia. Una campagna di ascolto e di confronto tra la gente. Il commento del segretario del circolo PD Paolo Andreoli. Vediamo. Il Partito Democratico di Portoferraio fa un bilancio di metà legislatura e scende tra la gente con un tour di ascolto e di confronto. Si tratta di un impegno abbastanza importante, sono 8 appuntamenti tra la gente. Quello che vogliamo fare è la prima, diciamo, parte giovedì 2 marzo alle 18 dalla Sala della Provincia. Stiamo facendo una buona campagna pubblicitaria rispetto a questo, perché ci interessa che la gente partecipi. Vorremmo, cioè noi siamo, ognuno di noi al lavoro, in mezzo alla gente, però vorremmo che questa cosa diventasse un appuntamento importante, perché ci possano dire, i cittadini ci possano dire quello che c'è che non va, dalle cose più spicciole, e quindi si possano trasformare in mozioni e interpellanze che noi faremo in consiglio comunale, magari perché non siamo riusciti neanche noi a vederle certe cose, e cose magari anche di un respiro un pochino più lungo per i prossimi anni, cose più importanti. Ora non stiamo a dire cosa, noi abbiamo già un progetto per la città più o meno a grandi linee, però vorremmo confrontarci con i cittadini e vedere se da questi incontri possa scaturire, diciamo, una sorta di documento che poi potrebbe diventare il progetto per i prossimi 5 anni da presentare alla cittadinanza in campagna elettorale. A fine stagione l'impegno dei democratici è tornare nei quartieri per fare una verifica. E vedere di confrontarsi nuovamente e fare qualche passetto in avanti. A questo punto sarebbe auspicabile anche se ci fosse qualche persona interessata a fare attività politica seriamente, diciamo, a impegnarsi un pochino di più per avere qualche faccia nuova anche. Noi obiettivamente in questi 2 anni e mezzo crediamo di aver fatto abbastanza, però i cittadini spesso forse non recepiscono l'importanza di certe mozioni, di certe interpellanze che facciamo noi, perché sono più tecniche, più specifiche. Ecco. Perché costretti anche, perché noi vorremmo discutere di progettualità, però purtroppo il tecnicismo c'è, se manca la firma di un dirigente, siccome poi ci andiamo direttamente di mezzo, dobbiamo stare attenti anche a quello. Noi vorremmo parlare di progetti, allora dico, parliamo di progetti a lungo termine, però anche, ora si torna sempre alla buca, ma che ne so, il muretto che andava, magari non, anche noi non è che possiamo essere dappertutto, siamo 3, 4, 5 persone, allora vorremmo che in queste occasioni emergessero anche fatti un po' meno importanti, un po' meno di progettualità, ma più fattibili. A quel punto, o sentiti dai cittadini di quel quartiere, di quella zona, a quel punto noi potremmo provare a vedere con i mezzi che abbiamo, mozioni, interpellanze, di stimolare l'amministrazione. Parliamo adesso di sicurezza urbana e decoro. In vigore le nuove norme con nuovi poteri ai sindaci che riguardano DASPO, divieti, multe e allontanamenti. Rafforzamento dei poteri dei sindaci in materia di sicurezza urbana con estensione della possibilità di emanare ordinanze. Misure a carico di chi impedisce l'accesso a stazioni e aeroporti, ma anche musei e parchi archeologici. DASPO cittadino per bloccare l'attività di spaccio nei locali pubblici. È in vigore il decreto legge dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Provvedimento che va a costituire con l'altro decreto legge andato in Gazzetta la scorsa settimana, ma operativo sul fronte dei rifugiati solo da agosto, un dittico di interventi urgenti per ministeri della giustizia e dell'interno.
Nel dettaglio, nei 18 articoli del nuovo decreto legge, trova posto un pacchetto di misure di tutela di luoghi particolari nei confronti di chi intende impedirne l'accesso. Scatterà una tenaglia, i cui estremi sono individuati in una sanzione amministrativa da 100 a 300 euro e nell'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto. Competente a infliggere provvedimenti è il sindaco, mentre i proventi andranno a finanziare iniziative di miglioramento del decoro urbano. Se le condotte però continuano e ne possono derivare un pericolo per la sicurezza, allora a scendere in campo sarà il questore, che disporrà il divieto di accesso per un periodo non superiore a 6 mesi. Dovrà però individuare modalità compatibili con le esigenze di salute e lavoro della persona destinataria dell'atto. Il divieto, quanto a durata, potrà essere esteso da un minimo di 6 mesi a un massimo di 2 anni, quando chi ne è oggetto è già stato condannato in via definitiva o anche solo in appello per reati contro la persona o il patrimonio. Per questi ultimi reati poi la sospensione condizionale della pena può essere subordinata al divieto di frequentazione di determinati luoghi. Una sorta di cintura di sicurezza che potrà riguardare anche bar, ristoranti, birrerie, locali aperti al pubblico. Rispetto a questi luoghi infatti può essere disposto dal questore un divieto di accesso che colpirà le persone condannate nel corso degli ultimi 3 anni per la vendita di sostanze stupefacenti, per fatti commessi all'interno o nelle vicinanze di locali pubblici. La misura dovrà essere compresa tra 1 e 5 anni, comunque il questore potrà anche prevedere l'obbligo di presentarsi almeno 2 volte a settimana presso gli uffici di pubblica sicurezza oppure negli orari di apertura delle scuole. Per la violazione dei divieti è stabilita una sanzione pecuniaria da 10.000 a 40.000 euro. Foglio di via obbligatorio e avviso orale, misure di prevenzione previste dal codice antimafia, potranno essere applicate anche a chi trasgredisce i divieti di frequentazione dei luoghi previsti dal decreto. Parliamo di promozione turistica dell'isola. Alla Holiday World di Praga cresce la voglia di Elba. Così il vicepresidente dell'Associazione Albergatori Alessandro Gentini ha parlato della fiera in Repubblica Ceca. Tra i visitatori della Holiday World a Praga cresce in misura sorprendente la curiosità e la voglia di Elba. Così il vicepresidente dell'Associazione Albergatori Elbani. Se solo penso a 4 anni fa, quando per la prima volta l'Elba si presentò a Praga come una perfetta sconosciuta, oggi quell'immagine sbiadita è finita negli archivi. Oramai le presenze ufficiali della Repubblica Ceca si avvicinano a 30.000, ma soprattutto si parla dell'Elba, della sua bellezza e dei racconti di chi già l'ha visitata. L'interscambio, dice Gentini, è salito del 20% negli ultimi 2 anni e oramai è secondo solo alla Germania, considerando i paesi esterni. Per questi dati c'è grande soddisfazione da parte della nostra ambasciata. La sera prima dell'apertura, all'interno di un grande centro commerciale, mi sono sentito chiamare «Hello Elba, hai portato il polpo?» Non potevo crederci, afferma Alessandro Gentini. Poi la stessa storia si è ripetuta all'interno della fiera. Oramai abbiamo creato un brand. L'accoglienza ufficiale riservata ci è stata quella che si riserva agli ospiti importanti. Visita da parte del funzionario Enit, poi i collaboratori dell'ambasciata e infine il pranzo riservato con l'ambasciatore Aldo Amati. Non potevamo chiedere maggiore considerazione per la nostra isola. A Praga si sente parlare italiano ovunque, numerosi sono anche gli italiani che qua lavorano e gestiscono imprese, commercializzano prodotti italiani di ogni tipo. C'è molta voglia di fare impresa, come è stato confermato anche da una ragazza di Marina di Campo incontrata per caso in fiera, dove era venuta per vedere lo stand e che vive da 10 anni a Praga, dove opera con una società di import. Tutto il materiale è stato distribuito. Una buona fiera veramente, ora partenza per Monaco di Baviera, dove l'Elba è di casa da sempre. Elba sempre in prima fila, buon lavoro a tutti, conclude Gentini. Parliamo adesso dell'iniziativa di solidarietà che si svolgerà domenica prossima a Procchio. L'associazione Elba No Limits ha organizzato una raccolta fondi per il poliambulatorio in memoria di Anna e Francesco di Kinshasa. Domenica 5 marzo Elba No Limits organizza una giornata di solidarietà a Procchio. Una giornata per raccogliere fondi per il poliambulatorio in memoria di Anna e Francesco a Kinshasa, presso la Fondazione Vivian. La giornata sarà animata da musica dal vivo e intrattenimento per bambini, ma saranno presenti anche altre associazioni come Diversamente Sani e Avis Porto Azzurro, a testimonianza di quanto sia importante lavorare di concerto, anche se ognuno con i propri progetti. Questa raccolta fondi ha lo scopo di trovare le risorse per rafforzare il poliambulatorio in memoria di Anna e Francesco, che puntiamo a far diventare la fonte di sostentamento della Fondazione Vivian, dicono gli organizzatori. Avere un centro medico al nostro interno ha un'importanza vitale.
perché ci occupiamo di bambini e ragazzi disabili. Perciò affiancare alla fisioterapia, al laboratorio ortopedico anche la farmacia, due sale degenza e una piccola sala per interventi ambulatoriali costituisce una risorsa in più. Vi aspettiamo dunque terminano domenica per una giornata di solidarietà nel ricordo di due grandi amici. L'associazione inoltre fa sapere di cercare entro domenica dei telefoni usati da inviare alla Fondazione Vivian. Un modo, dicono, per rimanere sempre in contatto. Bentornati in studio, parliamo adesso del grande successo del Carnevale di Porto Azzurro. Domenica scorsa la sfilata dei carri allegorici con molti bambini e i ragazzi dell'associazione Sole e Luna, e poi sono stati anche assegnati i premi Franca Maria Pesciatini. Vediamo. E anche quest'anno il carnevale è passato e Porto Azzurro, nella sua splendida cornice, ha riempito la sua meravigliosa piazza con maschere, coriandoli e stelle filanti. Ma c'è un gruppo di ragazzi che è riuscito a spiccare e a dare qualcosa in più che ha reso animato e magico questo carnevale. E loro sono i ragazzi del Sole e Luna. Un'associazione paesana che da quasi 19 anni partecipa e contribuisce a rendere migliore Porto Azzurro. È composta da ragazzi che vanno dai 12 ai 20 anni che in questa occasione si sono presi la briga di allestire due carri allegorici con duro lavoro e tanto impegno e di farli sfilare per due domeniche lungo le strade del paese portando gioia nel cuore dei tanti bambini presenti. Mascherandosi da supereroi lo sono diventati veramente ed hanno colorato, animato e divertito le vie di una Porto Azzurro gremita di gente. E ringraziamo, dicono i ragazzi Vito Filieri e Giacomo De Simoni, senza i quali Hulk non sarebbe esistito, la ferramenta Barbadori, il comune di Porto Azzurro, i bambini e i genitori della scuola dell'infanzia Aldo Moro che hanno animato i nostri carri con divertenti vestiti e soprattutto Antonio Malaggese che è già il secondo anno che ci aiuta e supporta. E con questo vi diamo l'appuntamento al prossimo anno e ricordate, non fermatevi mai a vedere cosa fanno gli altri, altrimenti rimarrete fermi anche voi. Domenica 26 febbraio, con l'arrivo dei carri in piazza Matteotti, la festa per i bambini è proseguita con tanta musica e divertimento grazie a Marica, Maura e Sabrina. Sul palco anche il vice sindaco Angelo Banfi per consegnare il premio Franca Maria Pesciatini, organizzato dalla fondazione Paz Events. Per questa edizione sono stati premiati la signora Lia Adami, l'associazione Sole e Luna, l'associazione diversamente Sani Elba e l'Avis Porto Azzurro. Parliamo del Carnevale di Carpani. I proventi della festa sono stati donati in beneficenza alla casa di riposo di Marciana e all'asilo Tonietti. Successo per la prima festa dell'anno a Giardini di Carpani. Il presidente del comitato Luciano Rossi ha fatto un bilancio della giornata del carnevale. I proventi sono stati donati in beneficenza. È stata la prima festa del 2017. Abbiamo avuto un utile non elevatissimo, ma insomma sufficiente, che ci ha permesso subito di rivolgere la nostra attenzione a due strutture. Abbiamo quindi, come al solito, portato del materiale, del vettovagliamento, diciamo così, materiale di genere alimentare alle suore della casa di riposo di Marciana. Poi abbiamo pensato anche di rivolgere la nostra attenzione all'asilo Tonietti. Probabilmente ci sono una qualche difficoltà economica presente, perché vivere solo delle rette dei bambini non è facile. Al vicepresidente Roberto Manzi, avete già una sorta di programma per le feste future? Sì, abbiamo già programmato la festa della mamma per i primi del mese di maggio e poi nei prossimi incontri programmeremo le feste estive, primaverili estive. Gran parte di questi proventi verranno suddivisi sia per continuare la sistemazione dei giardini di Carpani, in cui abbiamo già fatto tantissimi lavori, ed altre faremo la beneficenza ad altre strutture che di volta in volta presenteranno le loro necessità. Per il 2017 il Comitato Giardini di Carpani ha intenzione anche di programmare incontri culturali e comportamentali per i bambini. C'era venuta l'idea di organizzare con ESA
una giornata per insegnare ai bambini la raccolta differenziata, mettendo proprio all'interno dei giardini dei raccoglitori per la raccolta differenziata. Vorremmo quest'anno dare l'avvio a questo aspetto informativo e formativo per i bambini che frequentano i giardini di Carpani. Quarta edizione del circuito invernale organizzato dalle Aquile del Capanne. Sentiamo nel servizio quali sono i risultati della quarta prova della corsa podistica. La scorsa settimana, in una giornata dal punto di vista climatico favorevole per una corsa podistica su di un percorso di 12 km che partendo dalla strada dell'Enfola raggiungeva prima il Viticcio e poi percorrendo la provinciale girava all'altezza dell'Albereto verso Portoferraio, Campetto, case comunali, ritornando sulla provinciale all'altezza delle caserme Albereto con arrivo spettacolare sul promontorio dell'Enfola, si è svolta la quarta prova della quarta edizione del circuito organizzato dal gruppo Le Aquile del Capanne. È stata una prova abbastanza veloce ma dura per i saliscendi e con l'arrivo tutto in salita che ha visto nella categoria uomini arrivare insieme con lo stesso tempo Alessandro Galizzi e Roberto Minozzi, terzo l'altro riese Giordano Granatelli che l'ha avuta vinta nella parte finale su Gianni Giulianetti. Nella categoria donne si è imposta come nella gara in pista Ivana Fedorak davanti alla brava Monica Balestrini con in terza piazza l'emergente Giada Ridi. È tutto per questa edizione del telegiornale di Teleelba. Vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.